Buongiorno amici della Mondo Futsal TV, siamo collegati dal Palamucci di Aprilia da Emanuele De Conne e Gianfranco Macciardo per la decima giornata di calcio a 5 allievi, girone A. Oggi si affrontano Eagles di Aprilia contro Real Terracina. Aspetta solamente il fischio d'inizio, parte il direttore di gara, che arriva adesso, inizia qui il telefono chiuso, poi Ponci, ancora pallone per Screpante, cade solo Screpante e arriva il gol del vantaggio da parte dell'Eagles con il numero 9 Screpante che sblocca il match. Screpante adesso sale palo al piede, la conclusione respinge Ponci, adesso c'è spazio per Divezza che prova la conclusione, quindi ancora calcio d'angolo per il Terracina, poi la conclusione da parte di Biasio che non prende lo specchio della porta. Ancora Schiavante sbaglia qui il passaggio e favorisce il contropiede del Terracina e pone dentro Divezza e si mangia un gol praticamente fatto. Buona azione da parte dei mister, dei ragazzi mister Olleia. Quindi Ponci, la conclusione del numero 10, pallone che solletica la traversa. Prende il piano, trova Mauro. Pallone recuperato poi dal Terracina con Divezza. Si allarga il pallone e poi non riesce il tappin vincente Sacchetti che arriva in ritardo, sbraccia un po' insicuro, poi alla fine riesce a rimediare con il lancio, intanto c'è Screpante da solo dall'altra parte, Screpante e arriva il 2-0 da parte del numero 9, doppietta personale per lui, tocca per De Santis, chiude tutto di Stefano che può andare in contropiede, poi è detto per Divezza, Divezza ed è bravo sbraccia a chiudere. Quindi il pallone lungo per Siniscalchi che la tiene in campo, poi buono l'intervento di Mauro, la conclusione dentro poi De Santis. De Santis, Mauro si scambia in posizione, recupera però Moscardella, Moscardella ed ancora sbraccia a salvare. Sempre Mauro, sposta per Conforti, recupera poi Moscardella che prova la conclusione di prima. Lista, tanto lancio lungo dentro Moscardella e ancora sbraccia. Poco incisiva, poco costrutto per quanto riguarda la manovra di Ligo, intanto Screpante recupera il pallone con il sinistro, aveva beffato Lista, chiuso da Conforti, si lotta, Screpante arriva prima sul pallone, ancora Screpante, il dribbling di Screpante, 3-0 per l'Eagles e ancora la firma di Screpante, pone dentro per Screpante, stoppa la sfera, la lascia Mauro la conclusione e qui può esaltarsi in un volo plastico Filippi. Calcio d'angolo battuto adesso per Ligoz, la conclusione di Screpante e arriva il palo. Ancora i due fratelli Ponci, lo scambio 3-2, ancora Ponci e qui ancora un'occasione. Trova dietro De Santis, ancora Screpante, lo scambio 3-2, Screpante riceve una rigore, Screpante 4-0 e quarto gol personale da parte del numero 9 che insacca. Ancora il numero 10. Cambia la sfera, recupera poi Moscardella. Moscardella e allora ancora Screpante qui. Va a salvare, va in dribbling per Siniscalchi tutto solo. E dall'altra parte realizza il gol del 5-0. Adesso gli Ponci alza la sfera per Moscardella di testa. Moscardella, poi Ponci, ancora Ponci, sbraccia, Divezza. Conclusione, ancora sbraccia e il pallone che termina sull'esterno della rete tra Siniscalchi, poi c'era Arve De Santis, si addormenta sul pallone di Biasio e ancora sbraccia De Santis, pallone per Cera, arriva qui il fischio finale, l'Eagles vince 5-0, raggiunge il terzo posto in classifica.